E ciao a tutti ragazzi, bentornati finalmente in questo nuovo video dove oggi vi andrò a mostrare altri 10 trucchi per il vostro computer, soprattutto su Windows 10. Con trucchi intendo tutto quello che riguarda funzioni nascoste o magari delle shortcut un po' meno conosciute che secondo me alcuni di voi non sanno, ma che potrebbero rivelarsi davvero molto utili e farvi risparmiare soprattutto un sacco di tempo. Se non lo sapete, ho già fatto un primo episodio, se ve lo foste perso lo trovate qui sopra in alto a destra, andatelo a vedere dopo di questo. Ma a questo punto non perdiamo tempo e iniziamo subito. Il primo trucco l'ho scelto perché proprio uno di voi ultimamente su Instagram mi ha chiesto com'era possibile fare una cosa del genere, ovvero com'è possibile inserire una password a una chiavetta USB per proteggere tutti i nostri file. E beh, con Windows 10 possiamo farlo addirittura senza nessun programma tramite la funzione chiamata BitLocker. Una volta collegata la nostra chiavetta al computer basterà farci un tasto destro e troveremo in automatico la funzione BitLocker. E beh, questa funzione è stata proprio pensata per proteggere tutti i file dentro la chiavetta USB con una password. Ci sono alcune opzioni che potremmo modificare, la più importante secondo me è quella riguardo alla compatibilità. Mi raccomando, assicuratevi di scegliere l'opzione di compatibilità completa, altrimenti se create questa chiavetta con Windows 10 non riuscirete poi a decifrarla tramite Windows 7 e invece nel caso vi serva su un sistema precedente poi non potreste farlo, ed è un po' bruttina come cosa, no? Vi farà salvare anche una chiave di sblocco che verrà utilizzata nel caso dimentichiate la vostra password. Comunque beh, cercate di non farlo. Io di solito la salvo sempre su un file di testo e cercate di non perdervelo, perché altrimenti se vi dimenticate la password e vi dimenticate anche la chiave di sblocco, beh, credo che non possiate più utilizzare la vostra chiavetta, a meno che non contattiate il supporto Microsoft, ma a quel punto non me la vorrei vedere al posto vostro, ecco. A parte gli scherzi, tutte le volte che ho provato questo BitLocker ha sempre funzionato perfettamente, e a questo punto tutte le volte che inseriremo la nostra chiavetta USB dentro al computer ci chiederà una password di sblocco prima di accedere ai nostri file. È una cosa semplice che si fa in 2 minuti, ma è davvero molto molto utile. Il trucco numero 2 mi è stato consigliato da uno di voi nei commenti dello scorso video, quindi ti ringrazio, e ci permetterà di rinominare e numerare più cartelle in un colpo solo. Prendiamo ad esempio 3 cartelle, come in questo caso, tutte con nome diverso, e per poterle rinominare in un colpo solo basterà selezionarle tutte, fare tasto destro su una sola di esse e cliccare su rinomina. A questo punto semplicemente scriviamo il nome che ci interessa, ma invece di premere invio premiamo tab e boom, tutte quante le cartelle saranno state rinominate con successo e anche numerate, perché ovviamente avendo lo stesso nome devono distinguersi in qualche modo. A questo punto passiamo al trucco numero 3 riguardo le emoji. Beh, non so voi, ma io sinceramente quando mi trovo sul mio computer difficilmente inserisco le emoji. Di solito lo faccio solamente quando sono sul mio smartphone. Ma questo per una questione di comodità, perché sul mio smartphone trovo tutto a portata di click. E beh, se vi dicessi che esiste una shortcut per far comparire una tastiera delle emoji su Windows 10 in un colpo solo, solo quando ci serve, beh, a quel punto, come me, inizierete ad utilizzarla molto più spesso. Beh, la shortcut è molto semplice. Tasto Windows più 2 punti, ed ecco qui la nostra tastiera con tutte le nostre emoji pronte per essere scritte. Addirittura c'è anche una funzione di ricerca molto utile per trovare velocemente le cose, e se come me non la conoscevate, beh, prego. Ho ora finalmente una funzione davvero utile che sto utilizzando da tantissimo tempo e vi consiglio altamente di provarla. Anche questa è attivabile tramite una piccola shortcut, ovvero tasto Windows più W. Come vedete si aprirà questo menu su Windows 10 e dovremo cliccare su note su schermo. Quello che ci permetterà di fare è di scattare uno screenshot della pagina attuale ed avere addirittura un editor grafico con cui possiamo scrivere, evidenziare delle frasi, insomma prendere delle note su schermo. Non so voi, ma io sinceramente per fare questa cosa di solito utilizzavo sempre il famosissimo strumento di cattura. Dovevo prima scattare uno screenshot, poi importarlo su Paint, su Photoshop o comunque in un altro programma per magari fare una piccolissima modifica. Finalmente ora non è più necessario, perché tramite questa funzione posso fare lo screenshot, modificarlo e salvarlo come una foto PNG, tutto in un colpo solo, quindi se vi serve sapete dove trovarlo. Oh, anche il quinto trucco è bellissimo, io lo utilizzavo da piccolo per fare il piccolo hacker, insomma piccolo hacker, per fare il fighetto con i miei compagni di classe o magari fare incazzare qualcuno. E infatti vi andrò a far vedere com'è possibile in un colpo solo far spegnere il nostro computer dopo un tot di tempo. Anche questa cosa banale per la maggior parte di voi, ma per chi non la conosce è una cosa sempre utile e bella da sapere. Il modo più semplice e veloce per farlo è sempre utilizzando le shortcut, quindi premete tasto Windows
più R per aprire il menu esegui. E qui vi basterà digitare questo comando che vi lascerò anche qui sotto in descrizione, ovvero shutdown spazio trattino S spazio trattino T, poi di nuovo spazio, e dovremo scrivere il tempo in secondi prima che il nostro PC si spenga. Per esempio, scrivendo 3600 vuol dire che il nostro computer si spegnerà automaticamente dopo 3600 secondi, ovvero un'ora. Era troppo bello scriverlo quando nessuno se ne accorgeva e poi di colpo boom, computer andato, e tutti che credevano che fosse chissà quale hacker entrato nel computer. Troppo bello. Se lo avete scritto per sbaglio, o magari se qualcuno vi ha scoperto e volete rimediare, beh, ovviamente c'è il modo anche per annullarlo. Basterà premere tasto Windows più R di nuovo per aprire il menu esegui e scrivere shutdown di nuovo spazio trattino A. Come vedete, vi darà l'avviso che la disconnessione è stata annullata. Beh, molti di voi sicuramente avranno già presente la funzione invia A nel menu contestuale del tasto destro del mouse. Non so voi, ma io non l'ho mai utilizzata a parte per creare collegamenti sul mio desktop. Beh, ma stupidamente solo qualche giorno fa ho scoperto che è possibile inserire delle nuove cartelle all'interno di quel menu, e a quel punto tutto cambia. Ad esempio, io utilizzo sempre le stesse 3-4 cartelle sul mio computer, e ogni volta per mettere un file all'interno devo aprirle, andare a prendere il file e poi trascinarlo dentro o fare copia e incolla. Se non volete fare sempre questo procedimento, basterà innanzitutto creare un collegamento della cartella che utilizzate spesso, per esempio la cartella Fede Tutorial che ho io sul desktop. Basterà farci un tasto destro crea collegamento, dopodiché aprite il menu start e nella barra di ricerca scrivete segno di percentuale updata segno di percentuale e premete invio. Vi ritroverete su questa schermata e dovrete aprire le cartelle Microsoft, successivamente Windows e poi la cartella Send To. All'interno di questa cartella troverete tutti quanti i collegamenti che sono all'interno del famosissimo tasto destro del mouse invia A. Beh, trascinando semplicemente il collegamento della cartella che abbiamo appena creato, sarà possibile utilizzarla attraverso il menu contestuale. E finalmente, su un qualsiasi file che vogliamo inviare a quella cartella, basterà farci tasto destro invia a Fede Tutorial. Lo so, è stupendo e soprattutto mi sta facendo risparmiare tantissimo tempo. Di nuovo un altro trucco per velocizzare tutto il nostro lavoro. Nel caso non lo sapeste, è possibile utilizzare delle shortcut da tastiera per aprire determinati programmi. Per farlo vi basterà fare un tasto destro sopra il collegamento del programma, ad esempio Google Chrome, andare nella sezione proprietà e qui troverete una text box in cui potete scrivere la shortcut da tastiera per aprire quel programma. Ad esempio Ctrl Shift 1 o Ctrl Alt punto virgola, non so, quello che volete, e potete utilizzarlo sempre per aprire velocemente Chrome, che magari è uno di quei programmi che utilizzate spesso. Non importa dove siete, su quale schermata, premendo semplicemente la shortcut da tastiera si aprirà Chrome, prontissimi per fare una nuova ricerca. Se invece vi serve aprire due istanze dello stesso identico programma che è già aperto, basterà tenere premuto il tasto Shift della tastiera e cliccare sul programma, che sia nella barra delle applicazioni, che sia nel menu Start, funziona esattamente allo stesso modo. Se vogliamo ad esempio due Word contemporaneamente aperti, beh, non potremo farlo, se ne apriamo uno ci comparirà sempre quello stesso identico foglio. Premendo invece Shift e poi di nuovo un click si apriranno due fogli separate, due istanze dello stesso programma. Come ultimi due trucchi ho deciso di raggruppare delle shortcut rispettivamente per Google Chrome e per Windows. Iniziamo quindi con Google Chrome. Nella barra di ricerca, se scriviamo il nome del sito, verrà automaticamente cercato tramite Google. Però magari non sapete che scrivendo il nome del sito e premendo CTRL più invio verrà aggiunto automaticamente www prima del nome e .com dopo il nome, e questo significa che invece di ricercare YouTube come in questo caso su Google andremo direttamente al sito www.youtube.com. quando invece abbiamo tantissimi tab di Chrome aperti possiamo cliccare CTRL più tab per spostarci in avanti tra i nostri tab, mentre CTRL più Shift più tab per spostarci indietro. Questa è una di quelle che io non conoscevo fino a qualche settimana fa e finalmente l'ho scoperta. Se invece avete chiuso un tab di Chrome per sbaglio, basterà premere la combinazione di tasti CTRL più Shift più T per riaprire e ritornare automaticamente a quel tab. CTRL Shift T. E per finire, su qualsiasi pagina siate, basterà premere il tasto F6 per selezionare tutta la barra degli indirizzi. Questo mi farà risparmiare troppo tempo perché io sono sempre a copiare tutti i link, incollarli per le descrizioni dei video e cose del genere. Premendo F6 posso farlo sicuramente in modo molto più rapido. Mentre per quanto riguarda le shortcut di Windows, abbiamo CTRL più Shift più N per creare una nuova
nuova cartella e rinominarla subito. Anche questo, una volta imparata, è molto più rapido. Utilizzando invece il tasto Windows più le freccette direzionali, possiamo ancorare le nostre finestre a sinistra, a destra, in alto a destra, in alto a sinistra, per farli occupare magari metà schermo, un quarto di schermo, e in questo modo potremmo organizzare al meglio tutto il nostro spazio di lavoro. Utilizzando invece la combinazione di tasti Alt più Tab, possiamo muoverci semplicemente tra tutte le nostre finestre aperte. Forse questo è il più banale che già conoscevate tutti, però sempre utile. Il prossimo secondo me è il più utile in assoluto, ovvero Ctrl più Shift più V, che serve per incollare un testo senza formattazione. Non sapete quante volte mi è servito. Io sinceramente per farlo ho sempre preso la scritta, l'ho incollata sempre sulla barra degli indirizzi e poi di nuovo copiata e incollata dove dovevo metterla per averla senza formattazione. Perché non sapevo che era possibile fare semplicemente Ctrl C e poi, anziché Ctrl V che mantiene la formattazione, Ctrl più Shift più V. Così semplice. La penultima shortcut è possibile farla attraverso i tasti Windows più i numeri 1, 2, 3, 4, 5, eccetera. E ci serve per aprire velocemente i primi 10 programmi che sono nella barra applicazioni. Ad esempio Google è nel posto numero 2, quindi premendo Windows più 2 si apre automaticamente Chrome. Premendo Windows più 5 si apre automaticamente Audacity, che è nella posizione numero 5, e così via. E per concludere passiamo a delle semplici shortcut per i nostri testi. Quando abbiamo a che fare con un testo, che sia su Word o magari mentre rinominiamo un file, possiamo tenere premuto Shift più le nostre freccette per evidenziare lettera per selezionarle. E questo è abbastanza banale. Premendo invece Ctrl più Shift più le freccette potremmo evidenziare allo stesso modo però le parole, quindi parola per parola. Tenendo premuto invece Ctrl più le nostre freccette si andrà a scorrere parola per parola senza evidenziarle questa volta. Ed infine tenendo premuto Ctrl più backslash si andrà a cancellare parola per parola. E anche questo è molto utile quando vogliamo cancellare una grande porzione di testo. E per oggi ragazzi abbiamo finito. Questi erano 10 tra trucchetti, funzioni nascoste, shortcut per Windows, che spero vi siano molto molto utili, specialmente se non li conoscevate. Per tutti gli altri più esperti invece scusatemi, cercherò di fare del mio meglio la prossima volta per consigliare qualcosa anche a voi, ma anche voi mi raccomando consigliate a me delle funzioni fantastiche qui sotto nei commenti. Io come sempre comunque spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi anche al mio canale abilitando la famosissima campanellina delle notifiche, passate su tutti i miei social, soprattutto Instagram, trovate tutti i link qui sotto in descrizione, ma la cosa più importante di tutte mi raccomando condividete questo video dovunque con tutti i vostri amici per aiutarmi a farmi crescere. E detto questo, da Fede Tutorial è tutto, noi ci becchiamo come sempre in un prossimo